Portofino è stata inaugurata, il vescovo ha impartito la benedizione, i bambini hanno tagliato il nastro, un fiume di gente ha raggiunto a piedi Portofino partendo da Santa Margherita Ligure. Sarà necessario un anno per il ripristino della sede della Capitaneria di Porto di Santa Margherita Ligure, oltre alla ristrutturazione necessaria alla messa in sicurezza, ieri la visita del Comandante Generale. Siglato a Genova l'accordo tra sindacati e ATP, dal 1 luglio i lavoratori tornano a stipendio pieno, lo stipendio era stato decurtato dal 2013. A Nozzarego riunito il Consiglio d'ambito pastorale di Santa Margherita Ligure, Portofino e San Michele di Pagana, un modo per proseguire il cammino che ha caratterizzato le settimane della visita pastorale. Buongiorno a tutti, ben arrivati a Tiguglio. Oggi l'apertura è dedicata naturalmente all'evento che ha caratterizzato la mattinata di quest'oggi nel Tiguglio occidentale, ma un po' su tutto il territorio, la riapertura della strada provinciale per Portofino che è quasi completamente distrutta dalla mareggiata del 29 ottobre scorso. E proprio questa mattina, a 5 mesi da quella notte, è stata inaugurata ufficialmente con la benedizione impartita dal vescovo diocesano Alberto Tanasini e con il taglio del nastro che è stato affidato simbolicamente a 2 bambini. I protagonisti assoluti sono stati proprio i più piccoli bambini. Stiamo vedendo alcune immagini dove appunto erano presenti tutte le autorità amministrative locali ma anche regionali, il sindaco metropolitano Marco Bucci e questa maglietta simbolo della festa di primavera che è diventata poi la festa per la riapertura della strada. I bambini, dicevamo, protagonisti assoluti che hanno materialmente inaugurato la strada partendo in corteo da Santa Margherita Ligure con le magliette che sono state distribuite loro ai giardini a mare per formare un festoso corteo che è arrivato sino alla zona della Cervara, nel punto in cui la strada era crollata la notte della mareggiata. Qui la cerimonia di inaugurazione e la prosecuzione del corteo sino a Portofino, dove oggi pomeriggio alle 15 avrà inizio il concerto evento in piazzetta che sarà trasmesso su 2 maxi schermi sia a Santa Margherita Ligure che a Rapallo. Stiamo vedendo proprio le immagini del momento iniziale del corteo, ma ora andiamo ad ascoltare alcune delle voci raccolte questa mattina dai nostri inviati a Santa Margherita Ligure. C'era questo collegamento interrotto che isolava la baia di Paraggi e il borgo di Portofino, quindi una parte stanovita a Portofino. Dopo tanti mesi in regime emergenziale, con l'urgenza di ricostruire questa strada in tempo utile per l'estate, anche per salvaguardare il comparto turistico, ricettivo e imprenditoriale, il risultato è stato ottenuto grazie alla collaborazione e alla sinergia dei nostri comuni con Regione Liguria e con Città Metropolitana, quindi anche una festa della buona politica che sostituisce il conflitto con la sinergia, che punta a obiettivi comuni e che li raggiunge nei tempi debiti. Ce lo meritiamo, se lo merita il sindaco di Santa Margherita, se lo merita il sindaco di Portofino e se lo merita il Tiguglio, ma soprattutto lo ritengo che sia un esempio di una buona politica, la politica con la P maiuscola, una politica che in 5 mesi ha dato dei risultati concreti, sembrava impossibile, dal 28 ad oggi sono trascorsi solamente 5 mesi e riavere una strada secondo me non è poco. Il messaggio che lancerei io è che non sia una cosa isolata questa festa, cioè la promozione del territorio va continuata a fare, andava fatto prima, questo è il mio piccolo appunto, subito dopo la mareggiata. Comunque adesso bisogna comunicare al mondo, non solo a Santa Margherita, che il Tiguglio è pronto, riparte e continuare, partecipare alle fiere internazionali, tappezzare gli aeroporti europei di manifesti, insomma farci vedere nei cinema stranieri, nelle televisioni straniere. Dopo tutta la distruzione che abbiamo visto, ma anche la forza e la capacità di reagire e poi affidare la giornata di festa ai bambini è il messaggio di speranza più bello che ci possa essere. Quindi, e poi è bellissimo il messaggio che siamo uniti, Rapallo, Santa Margherita e Portofino, perché credo che sia fondamentale far capire che se uno è in difficoltà, in questo caso poi per di più se è Portofino, il fatto che gli altri comuni si stringano a fianco è bello, quindi viviamoci questa giornata con le famiglie.
La notizia della riapertura della provinciale di Portofino è stata ripresa anche dai mezzi di comunicazione. Vediamo sul sito dell'ANSA il titolo: Portofino, Toti, esempio di buona politica. In Liguria le promesse si mantengono, questo avvicina i cittadini. E poi ancora il Secolo XIX, Portofino, il grande giorno della festa per la riapertura del 227. E dal Corriere della Sera: riapre la strada distrutta, il borgo VIP ricollegato col resto del mondo dopo 5 mesi. Il taglio del naso, come abbiamo detto, è stato affidato ai bambini. La benedizione è stata impartita dal vescovo di Chiavari, Monsignor Alberto Tanasini, che proprio in queste due settimane è stato nelle comunità parrocchiali dell'ambito di Santa Margherita, Portofino e San Michele di Pagana in visita pastorale. Sentiamo appunto le dichiarazioni di Monsignor Tanasini subito dopo la benedizione. Un saluto, una benedizione a questa giornata. Certo, la benedizione a quest'opera è stato un gesto doveroso nei confronti di queste comunità che sono state colpite e che hanno reagito, a queste comunità e a tutta la comunità, perché è stato un segno di lavoro unitario, di sostegno reciproco, che dovrebbe accompagnare sempre la vita delle nostre comunità. La tanta gente testimonia anche l'impegno che c'è stato. L'impegno e l'attenzione, per questo dicevo, è un segno del ritrovarsi a affrontare insieme queste difficoltà. E quindi si è visto come tutto questo favorisca il superarle anche rapidamente, oltre che con efficienza. Queste le parole del vescovo poco dopo il taglio del nastro lungo la provinciale 227. Nel frattempo il corteo ha raggiunto la piazzetta di Portofino e con il corteo anche la nostra troupe esterna che questa mattina ha seguito questo evento. Vediamo dalla piazzetta di Portofino, pronto per un collegamento, Roberto Costa, che insieme a Cristian Vogni si trova in mezzo a questa festa. Intanto un saluto, Roberto. A tutti, come dicevi tu, dalla piazzetta di Portofino c'è veramente aria di festa qua in piazzetta, vedete, uniti proprio come sono stati in questi mesi da Santa, Portofino, la Guardia Costiera, manca Rapallo, ma c'è tutta un'unità oggi. E il sindaco, qual è il sentimento in questo momento? Ma oggi grande felicità. Ora far arrivare tutte le persone che sono per la strada, che hanno fatto la passeggiata, accoglierle su Portofino, offrirgli da mangiare, da bere, perché questo qua è l'intento dell'amministrazione. Ai ragazzi che li ho visti sulla strada, sono stati strepitosi e nell'emergenza sono quelli che ci hanno aiutato a portare un po' di sorriso, ci hanno portato nel nostro cuore che era triste e arrabbiato per quello che era successo. Ma poi con l'aiuto di tutti abbiamo fatto un grande gioco di squadra. E poi io dico sempre questo: San Giorgio lassù, io l'ho visto stamattina, era nuvoloso. Dico: San Giorgio, dacci ancora una mano, e ci ha regalato il sole anche oggi. Ecco, io dico, un grande gioco di squadra, un occhio dal cielo, c'è stato sempre, anche la notte dell'emergenza, che non si è fatto male nessuno, perciò possiamo essere qua a festeggiare, sereni, contenti, avendo dato al mondo la dimostrazione che si sta uniti, che si collabora, come siamo ora nel Tiguglio, Rapallo, Santa Margherita, Portofino, le istituzioni che sono qua di fianco, alcune si ottengono dei risultati veramente importanti. Il lavoro nella vita paga sempre. Alberto Bassi, che è il consigliere delegato alla viabilità del Comune di Santa Margherita Ligure, da quella sera si diceva prima immagini incredibili, non credibili, a questo passo di oggi che è stato sistemato. Sì, quella sera i sindaci hanno preso una decisione importante e fondamentale di chiudere la strada, perché sennò oggi forse racconteremo una storia diversa. Quindi merito a loro di essersi assunti una responsabilità di questo tipo non facile. Mi hanno comunicato la loro intenzione, che io senz'altro ho subito accettato. E da lì devo dire, dal disastro che ho visto immediatamente su quello che era accaduto, non avrei creduto ad essere oggi qui, su questa magnifica giornata, a festeggiare la riapertura della strada. Quindi l'impegno dei sindaci è stato encomiabile, l'impegno di tutte le istituzioni è stato encomiabile, a partire dalla Capitaneria di Porto,
e quindi oggi è il giorno dei ringraziamenti e dei festeggiamenti. C'è stata un'unità di intenti, comandante. È una squadra che ha lavorato fin dall'inizio insieme, siamo con in questo caso il nostro capitano, nonché padrone di casa, sindaco di Portofino, che già, io ricordo ancora la mattina del 30, lui era lì, insomma, a stare vicino ai suoi cittadini, quindi aver potuto partecipare insieme a lui per cercare di restituire un minimo di ordinarietà, che è qualcosa di dovuto per il cittadino, credo che sia la soddisfazione più grande che possa avere. Quindi vedere adesso che eravamo uniti prima quando c'è stata l'emergenza, essere uniti anche durante la festa, credo che sia la cosa più bella che si possa avere e sperare. Assolutamente, tra l'altro anche voi siete stati proprio colpiti nella vostra sede, abbiamo visto delle immagini incredibili. Sì, abbiamo insomma subito dei gravi danni, ma non ci siamo abbattuti, come del resto la popolazione ligure, che insomma è nota per avere una capacità di reazione sicuramente non comune. Abbiamo reagito e il risultato di oggi è la testimonianza che quando si lavora insieme senza nascondersi dietro le proprie responsabilità, le proprie competenze, ma veramente mettendo al primo posto il bene del prossimo, questi sono i risultati. Grazie, intanto vedete proprio dalle immagini di Cristian che è una piazza che sta sempre più ripopolando, perché abbiamo visto tantissima gente, veramente oggi possiamo dire un mare di gente che c'era tra Santa Margherita e Portofino. È tutto, Cristina, vorrei solo far ricordare, perché qua poi la festa diciamo continua, c'è il concerto circa 14:30-15, ci sono diversi artisti anche conosciuti dai più giovani. Assolutamente sì, alle 14:30 poi incomincerà un concerto, prima ci saranno sorpresa, dei ragazzini che si esibiranno nostri di Portofino, di Santa Margherita, di Rappallo, che faranno un coro e poi canteranno Il Volo, Mahmood, Anna Tattangelo, Mario Biondi, Elodie, Noemi, insomma abbiamo voluto fare una grande festa per mandare un segnale forte nel mondo che il Tiguglio unito è forte, è pronto ad aspettare i turisti, siamo veramente una squadra importante, il segnale che andrà nel mondo da sta piazzetta, tra le più famose del mondo, sarà quello di dire venite nel Tiguglio che ci siamo tornati più belli e più forti di prima, ci ha unito, questa cosa qua ha unito il paese e ha unito i comuni vicini, perciò siamo pronti a fare delle cose importanti per il futuro del Tiguglio e per la Liguria. Bene, grazie, grazie sindaco, salutiamo gli amministratori di Santa Rappallo, tutte le autorità amministrative. Cristina, ti ridarei la linea. Sì, grazie, grazie a Roberto Costa, abbiamo sentito anche dal tono di voce del sindaco la commozione e anche il desiderio di riscatto che questa festa in qualche modo suggella con questo momento di felicità ma anche di concretezza nella realizzazione di un'opera così importante. Come accennato già nel collegamento, una delle sedi danneggiate dalla mareggiata del 29 ottobre scorso è stata proprio quella della Capitaneria di Porto e ieri c'è stato un sopralluogo nella sede, quella lungo la banchina del porto di Santa Margherita Ligure, da parte del comandante generale, l'ispettore capo Giovanni Pettorino, insieme al viceministro alle infrastrutture Edoardo Rixi. Sentiamo. L'ufficio circondariale marittimo di Santa Margherita Ligure riveste un ruolo strategico per la città e per l'intero golfo. Il servizio, svolto a tutela del territorio e della corretta navigazione, è offerto ad un numero considerevole di diportisti, croceristi e appassionati del mare. Santa Margherita Ligure è l'ufficio che ha iscritto più barche, tra quelli che hanno iscritto più barche in tutta Italia. Oltre 6.000 unità da diporto sono iscritte in questi registri. È un ufficio quindi che è al servizio dei pescatori, ma anche di tutti coloro che d'estate vengono qui in questi luoghi a trascorrere il loro tempo libero. La mareggiata del 29 ottobre scorso ha letteralmente distrutto la sede del Circo Mare San Margheritese, temporaneamente trasferito a Villa Durazzo. Superata la fase dell'emergenza, ora si sta lavorando alla ricostruzione e messa in sicurezza dello stabile. I lavori di ripristino dell'ufficio dovranno essere mirati non solo a ripristinare ciò che questa eccezionale mareggiata di qualche mese fa ha prodotto, ma anche a far sì che nel caso in cui accadesse qualcosa di estremamente importante come è accaduto mesi fa,
questa, ciò che è accaduto non avvenga più, cioè che non si distrugga questo ufficio, che peraltro è l'ufficio che deve dare sicurezza agli altri. A che punto è il progetto di ricostruzione della vostra sede? Sì, in questo momento il provveditorato alle opere pubbliche di Genova ha già terminato la realizzazione del progetto preliminare. Siamo nella fase in cui è in corso di stesura il progetto invece definitivo, che poi sarà quello che materialmente verrà messo a bando affinché possano poi partire i lavori. È prevista la durata di circa un anno, è un progetto molto importante per noi perché consentirà appunto di migliorare le condizioni di sicurezza della struttura, facendo sì che diventi, oltre che un presidio di sicurezza per gli stessi componenti della Guardia Costiera, anche un eventuale luogo di rifugio nel momento in cui si dovesse verificare un'emergenza, per far sì appunto che gli altri utenti si possano rifugiare all'interno dello stesso. Cambiamo argomento, i lavoratori ATP torneranno a ricevere lo stipendio pieno a partire da luglio di quest'anno. Il contenuto dell'accordo sindacale che è stato siglato ieri a Genova con Città Metropolitana e azienda. Si conclude una vicenda iniziata quasi 6 anni fa. ATP ricomincerà a derogare ai dipendenti la quota di stipendio decurtata nel 2013 per far fronte all'imminente fallimento. È questo in sintesi il contenuto dell'accordo sindacale sottoscritto ieri a Genova, un documento che mette nero su bianco la conclusione della procedura che aveva portato i lavoratori a sostenere a proprie spese la situazione di crisi finanziaria in cui versava l'azienda. La vicenda è nota. Nel 2013, ad un passo dal fallimento, ATP siglò un concordato che prevedeva, fra le altre cose, il taglio di una fetta dello stipendio dei lavoratori. La fetta mancante dell'integrativo decurtato allora è stata poi reintegrata, ma solo in parte. Ieri invece la restituzione della quota mancante. Al vertice hanno preso parte i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, il sindaco della Città Metropolitana Marco Bucci, il consigliere incaricato Claudio Garbarino, l'assessore del Comune di Genova Stefano Balleari, l'amministratore unico di AMT Marco Beltrami e di ATP Esercizio Enzo Sivori. Lo stipendio dei lavoratori verrà reintegrato anche grazie al contributo degli enti pubblici. Da parte di ATP oggi c'è la volontà di proseguire in un percorso di rafforzamento dei servizi offerti al territorio perché, si legge in una nota, migliorare la gestione significa migliorare la redditività. Analogo auspicio per le organizzazioni sindacali. L'accordo è stato sottoscritto da CGIL, CISL, UIL, FAISA, CISAL, UGL e USB. L'azienda ora, per i sindacati, dovrà rafforzare il capitale concretizzando l'obiettivo dell'unificazione delle due aziende di trasporto pubblico locale che operano nell'area metropolitana di Genova e garantendo così un servizio di qualità ai cittadini. Battute conclusive per la visita pastorale di Monsignor Tanasini alle comunità di San Michele, Santa Margherita Ligure e Portofino. Domani alle 10.30 la messa per tutte le parrocchie sarà celebrata alle 10.30 nella Basilica di Santa Margherita. Domenica mattina nelle 7 comunità dell'ambito non sarà celebrata alcuna funzione, eccezione fatta per la celebrazione eucaristica delle 8 a San Siro. E nel contesto della visita pastorale, ieri sera nella chiesa di Nozzarego a Santa Margherita Ligure si è riunito per la prima volta il Consiglio d'ambito delle comunità sammargheritesi. È stata l'occasione per chiedere al Vescovo di dare una connotazione a questo nuovo organismo che favorirà il cammino comunitario in continua crescita. Il cammino intrapreso nel tempo della visita pastorale per Santa Margherita Ligure, Portofino, San Michele di Pagana trova una sorta di prosecuzione nel Consiglio d'ambito, insediato ufficialmente nel corso di un incontro ospitato nella parrocchia di Nozzarego. Abbiamo pensato di ogni parroco di così invitare una o due persone della propria parrocchia, siamo 7 le parrocchie in questo ambito, quindi non più di 14 laici insieme con i 5 parroci che siamo. Al Vescovo è stato chiesto di dare una connotazione a questo gruppo di lavoro che non si sostituisce ai consigli pastorali delle singole comunità ma suggella un percorso di condivisione delle realtà e dei bisogni. Certamente è un arricchimento. Anche perché cioè, la realtà sociale è sempre più complessa e praticamente riuscire a confrontarci, noi che siamo una piccola realtà, con quello che è il centro, se vogliamo dire, è per noi, ripeto, motivo di arricchimento. Grazie a Don Gian Emanuele, il catechismo delle elementari, perché abbiamo ancora una scuola a San Lorenzo dell'infanzia e dell'elementare primaria,
dove alcuni ragazzi vengono in parrocchia a fare catechismo e do una mano come catechista. L'incontro con Monsignor Tanasini è giunto a conclusione di 2 settimane di visita pastorale, dove già le 7 comunità parrocchiali hanno lavorato insieme. Il cammino della visita pastorale è stato un cammino che abbiamo vissuto insieme come ambito, dove al centro c'era sempre la dimensione del noi che abbiamo camminato insieme alle altre comunità parrocchiali. Questa sera l'incontro con l'ambito per dire che dopo la visita c'è un cammino ordinario, quotidiano, che è il camminare insieme anche con le comunità più piccole per innanzitutto riflettere, pensare, sognare insieme la nostra comunità cristiana. Oggi è una giornata di festa anche per l'Unitalsi, la sottosezione di Chiavari. Vediamo la notizia che è stata pubblicata sul nostro sito teleradiopace.com. In occasione del 90° anniversario della fondazione della sottosezione di Chiavari, Unitalsi oggi pomeriggio inaugurerà la nuova sede in corso Sarotti 1 a Chiavari. L'appuntamento è alle 15:30. Seguirà la messa celebrata dal Vescovo Alberto Tanasini. La celebrazione avrà inizio alle 16 nella Cattedrale di Nostra Signora dell'Orto e sarà trasmessa in diretta TV su Tele Pace 1 al canale 15. E la trasmissione in diretta della Santa Messa Domenicale raggiunge la Val d'Aveto. Nella quinta domenica di Quaresima le nostre telecamere saranno nel santuario di Nostra Signora di Guadalupe a Santo Stefano d'Aveto. La comunità parrocchiale, benché appartenente alla diocesi di Piacenza Bobbio, è molto legata al territorio del Tigullio e per vicinanza alla nostra diocesi. Telepace ha accolto l'invito di entrare a contatto con questa comunità, con le sue tradizioni, le sue peculiarità, trovandosi in una località montana. Al termine della celebrazione i nostri volontari saranno come sempre a disposizione per fornire informazioni sulle modalità di sostentamento della TV. Domenica quindi la Santa Messa sarà trasmessa in diretta alle ore 11 al santuario di Nostra Signora di Guadalupe a Santo Stefano d'Aveto su Telepace 1 al canale 15 e in differita alle 12:30 su Telepace 4 al canale 218. Diamo ora uno sguardo all'approfondimento internazionale che ci porta sul sito online di avvenire.it. Oggi infatti ricorre il 25° anniversario del genocidio in Ruanda. 27 capi di Stato e di Governo presenti alle celebrazioni. Era la sera del 6 aprile del 1994 quando un razzo proveniente da una delle colline di Kigali colpì l'aereo su cui viaggiavano i presidenti di Ruanda e Burundi. Fu la scintilla che fece scoppiare l'ultimo genocidio del XX secolo, circa 800.000 morti tra Tutsi e Hutu moderati, sebbene alcune stime parlino di 1 milione di vittime. Lo sterminio durò 100 giorni. All'inizio degli scontri furono uccisi anche 10 caschi blu belgi e per opera degli estremisti Hutu. Oggi, in occasione di questo anniversario, c'è stata una cerimonia per ricordare quanto accaduto e un approfondimento sul tema il ruolo della gioventù. Gli organizzatori della cerimonia hanno cominciato i lavori lo scorso dicembre tra gli invitati, appunto, oltre 27 capi di Stato. Ora la rassegna stampa, poi ci ritroviamo con tutti gli aggiornamenti. Su Avvenire in primo piano, a Tripoli non si può. La Lancurdi aveva chiesto alle autorità libiche un porto sicuro, nessuna risposta. Scontri all'aeroporto tra le milizie di Haftar e Sarraj, ONU mediazione fallita. Sempre dalle pagine del quotidiano cattolico, corridoi umanitari modello Italia. Primo rapporto sui canali attivati per l'ingresso legale dall'Africa, il 97% ha ottenuto lo status di rifugiato. Coinvolte le diocesi nell'accoglienza, la proposta piace all'estero, Delpini, così si dà una visione di futuro. Sempre dalle pagine di Avvenire, L'Aquila rinascita avanti piano. Nel centro abruzzese ci sono ancora tante piccole zone rosse, la vita è ripresa con la movida silenziosa dei giovani che arrivano a ondate, il sisma ce lo portiamo addosso come un tatuaggio. Sulle pagine del Secolo XIX la lezione di Portofino, oggi il quotidiano di Genova presenta una copertina in tutte le edizioni dedicata alla riapertura a tempi record della strada che collega appunto Santa Margherita Ligure con Portofino, e c'è l'editoriale del direttore del Secolo XIX Luca Ubaldeschi. Sempre dalle pagine del quotidiano di Genova, l'economia e le imprese del nord all'attacco del governo, eliminate quota 100. Europee, Di Maio preoccupa Salvini alleato di chi nega l'olocausto, l'invito di Juncker a Conte, i grillini nella nuova maggioranza dell'Unione Europea. E poi la cronaca giudiziaria, la coppia omicida di Sestri Levante condannata a 30 anni di carcere. Un tema
che troviamo anche sulle pagine del Levante. Non dimentichiamo i bimbi della coppia, loro pagano il prezzo più alto di tutti, è il commento degli avvocati dopo la lettura della sentenza al Palazzo di Giustizia di Genova. Sempre dalle pagine del Secolo XIX, ovviamente il gran giorno è arrivato, riapre la 227, il corteo dei bambini che parte da Santa Margherita, poi oggi pomeriggio il concertone in piazzetta. Ancora dalle pagine del Secolo la presentazione del convegno del quotidiano che si terrà lunedì prossimo all'Excelsior Palace di Rapallo, confronto tra sindaci ed esponenti economici, la scommessa del Levante, idee per tornare a crescere. Lunedì in edicola con il Secolo un inserto di 48 pagine che affronterà questi stessi temi. Infine lo sport, Entella caccia una vittoria per la Bista, sera nel testa coda con l'Albissola. Boscaglia, serve una prova di spessore e può essere determinante l'aiuto del nostro pubblico. E ora in redazione per le ultime notizie, per noi oggi Emanuela Castello. Sì, grazie Cristina, buongiorno a tutti. La cronaca, un 43enne di Santo Stefano d'Aveto, residente nella frazione di Monte Grosso, è stato denunciato dai carabinieri per furto, danneggiamento e minaccia. Le indagini sono scaturite a seguito di una denuncia, ma la vicenda era iniziata diverso tempo fa. L'uomo era il proprietario di uno stabile che era stato sottoposto a pignoramento da parte del Tribunale di Genova e successivamente venduto all'asta. Il giudice aveva delegato un professionista per la vendita dell'immobile, i possibili acquirenti a loro volta hanno nominato una persona per l'acquisto dello stabile. Ma l'uomo evidentemente non si era segnato, perché in questi ultimi mesi ha minacciato tanto il venditore quanto gli acquirenti e successivamente ha portato via da quella che era la sua casa le persiane, le porte finestre, i termosifoni e i sanitari. Tutto il materiale per un valore complessivo di circa 4.000 euro è stato trovato dai carabinieri e sequestrato. A questo punto è scattata la querela. L'uomo è stato denunciato, come detto, per furto, danneggiamento e minaccia, ma anche per la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. È tutto lì nello studio. Bene, grazie. Con questa notizia si conclude il nostro telegiornale. L'informazione torna questa sera alle 19.15, 20.30, 22.45 con Tiguglio Oggi. Vi ricordiamo che l'informazione prosegue sempre con tutti gli aggiornamenti al canale 187 di Telepace News e naturalmente sul nostro sito teleradiopace.com. Grazie a tutti dell'attenzione e buon proseguimento di giornata.